serviva un'inversione di tendenza e l'inversione di tendenza è arrivata. Il 2022 del Teramo ha visto il cambio di marcia, più di un punto e mezzo a partita per la formazione di Federico Guidi, ma soprattutto lo stesso numero di successi, 4, che il diavolo aveva messo insieme in tutto il 2021 in un girone e una partita, quella in chiusura d'anno contro la Virtus Entella prima del girone di ritorno. Due pareggi, quelli con Pistoiese, Albonolis e Gubbio in trasferta, ma anche la capacità di non crollare una volta in svantaggio. E la partita di domenica a Cesena, giocata al Bonolis lo scorso ottobre, fu l'emblema di una tendenza preoccupante nel girone d'andata che il Teramo si è trascinato anche con Aquila Montevarchi, Carrarese, Reggiana e Ancona. Il crollo, il 4-0 rimediato contro i bianconeri, aprì la strada a un'incapacità di rimanere in partita, quella che il Teramo sembra aver ritrovato trovando addirittura stimoli superiori quando soccombe nel punteggio. Non si spiegano in altro modo le due rimonte completate, quella incredibile con la Viterbese e col Grosseto e quella mancata di un soffio a Gubbio, durante la quale, fosse arrivato il rigore per in mani di Migliorini nel finale, il diavolo avrebbe completato la risalita per l'ennesima volta. Cambiato lo spirito dunque, anche contro il Grosseto si è visto il volto di una formazione che subisce ma poi riparte. L'inizio in tono minore, la rete che sembra gelare le speranze e poi la marcia verso i tre punti. Indizi inconfutabili, sostenuti anche da un centravanti come Filippo D'Andrea, letale in zona gol, anche come attaccante di riferimento, nonostante il fisico non lo suggerirebbe. L'assenza per squalifica di Bernardotto al Manuzzi per questo potrebbe non essere un problema irrisolvibile. Molto più pesante invece quella in mediana di Rossetti, che in coppia con Arrigoni aveva trovato distanza ed equilibrio. Per questo in zona mediana si apre la corsa al sostituto, con Viero favorito su Fiorani e De Grazia anche per caratteristiche strutturali, a meno che Guidi non voglia tornare ad un centrocampo con un costruttore di gioco e due interni. Nel qual caso la presenza di Viero sarebbe comunque molto probabile e rimarrebbe il ballottaggio dall'altra parte De Grazia Fiorani. Dietro invece solita incognita su chi a questo giro potrebbe avere un po' di riposo. Con il Grosseto è stato fuori Kodromaz, ma probabilmente è Jacoponi allo stato attuale a dover lavorare di più per mettersi al pari con la condizione dei compagni di squadra. Con la conferma della difesa 3 dunque Kodromaz, Soprano e Pinto, con i 4 invece Soprano e Pinto con Mordini a sinistra e Aziosmanovic a destra, che sarebbero comunque titolari con i tre dietro, ma spostati qualche metro più avanti come esterni in centrocampo. Il tutto con la forza dei 33 punti in classifica, che in questo momento consentono al Teramo, vicende extra campo a parte, di poter andare a giocarsi la gara senza troppe remore sul campo di un avversario che ha avuto comunque qualche balbettio di troppo.